Stato di avanzamento della ricostruzione post-sisma 2016. Il punto a Piediripa di Macerata e inaugurazione dell'allestimento fotografico Rinascendo il ritorno del luogo vivo. 1 miliardo di euro è la cifra liquidata ai privati dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione nel solo 2023, con la previsione di superarla entro l'anno e che raddoppia la somma saldata nel 2022, pari a 538 milioni di euro. L'USR ha liquidato praticamente quest'anno 1 miliardo di euro, che è una cifra importante che vede quasi raddoppiare la somma erogata lo scorso anno e è significativo rispetto a un'accelerazione che c'è stata nella ricostruzione privata e che poi insieme chiaramente alla ricostruzione pubblica e a quello che è anche il PNRR, quindi tutte le opere e le iniziative connesse al PNRR, determina una fase di accelerazione. Chiaramente i problemi sono stati tanti, li conosciamo tutti: l'aumento dei costi delle materie prime, il superbonus che ha influito con le imprese, però vediamo una fase di accelerazione che è quella tanto attesa dai privati, tanto attesa da noi, anche come segnale forte, inequivocabile da dare alle comunità. E il miliardo di cui parlava il Presidente sta a documentare il fatto che siamo proprio arrivati alla fase attuativa. Quali sono state le misure che abbiamo messo in campo e valorizzato proprio per aumentare la velocità di spesa? Innanzitutto tanta vicinanza ai comuni. Noi abbiamo assistito sempre e comunque i responsabili dei procedimenti che si sono trovati a dover gestire queste risorse così importanti anche con il passaggio dal vecchio al nuovo codice degli appalti. Questo ufficio della ricostruzione insieme alla struttura commissariale hanno attivato proprio misure di assistenza e di prossimità, perché si risolvono i problemi camminando insieme. Sulla privata, la ricostruzione privata, noi abbiamo attivato una serie di confronti con gli ingegneri, i tecnici, i professionisti che si sono visti comunque riconosciuti in un ruolo importante, sono protagonisti della ricostruzione e da questo punto di vista, nonostante le difficoltà che oggi noi scontiamo per le famose questioni relative al 110 connesso alla ricostruzione, possiamo dire che stiamo imboccando la strada giusta. Questo governo ha sin da subito, sin dai primi mesi del suo insediamento, emesso un decreto che ha focalizzato risorse e semplificazioni a sostegno di questi territori, curato dal commissario Castelli e sostenuto sicuramente anche dai presidenti delle regioni, una filiera istituzionale che sta funzionando particolarmente. Io volevo ricordare che proprio recentemente per il decreto Sud è stata istituita una cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne. Questo è uno degli elementi fondamentali. La ricostruzione sta andando avanti, sia quella pubblica che quella privata. Io ricorderò come si stanno costruendo e ristrutturando in maniera SG immobili pubblici. Ma la questione è anche quella di riparare e rigenerare, e la questione è anche quella di attenzione alle aree interne per lo sviluppo. Ecco qui cultura, istruzione, turismo, economia per le aree interne, e su questo il governo è assolutamente in prima linea. L'augurio è che in una decina d'anni si possa completare la ricostruzione, sicuramente quella privata, speriamo in quella pubblica, quindi con l'aiuto di tutti i soggetti. L'ufficio ovviamente deve adeguarsi agli adempimenti e anche alle liquidazioni che oggi ci attendono, che in quest'anno siamo intorno al 1 miliardo, quindi pensiamo che supereremo questa cifra anche il prossimo anno, e quindi è un trend in aumento, e quindi dobbiamo pensare a cercare di stabilizzare questi ragazzi, che sono la maggior parte tutti laureati in ingegneria, in architettura, in economia e commercio. Probabilmente abbiamo uno dei più grandi studi italiani, uno dei più grandi, come avessimo il più grande studio di ingegneria, di architettura d'Italia, e quindi dobbiamo cercare di dare loro una prospettiva, di farli rimanere con noi, perché queste professionalità, queste capacità, l'esperienza che hanno acquisito innanzitutto ci serve per completare questo terremoto, ma poi possa essere anche utile per altre situazioni che speriamo non si ricapitano, però sappiamo che capiteranno ancora.